Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, bentornati sul canale, bentornati da Mr. PokeEnjoy. Allora, torniamo in un video di spacchettamento generale, ok? Perché? Perché innanzitutto voglio dare anche degli annunci abbastanza importantini e poi farvi vedere cosa è uscito di speciale in Giappone. Allora, praticamente il video verrà diviso in due parti, ok? E oggi apriremo questo, ok? Questo qui è praticamente il mazzo tematico di Charizard V Max, ovvero di Giga Charizard. Questo qui, già il pacco si presenta bellissimo, abbiamo già in evidenza la carta V Max e la cosa buona di questo mazzo è per l'appunto il fatto che non bisogna qui in Giappone impazzire per trovare Charizard nella forma V-Max aprendo i pacchetti. Altra cosa che poi invece apriremo nel prossimo video, ma che io già vi mostro, vi do delle anticipazioni, è questo. Questo è uno special box che contiene Toxicity V e c'è anche il V-Max. Ci sono 7 bustine da aprire e poi c'è un contenitore metallico con Giga Toxicity disegnato sopra. Questo verrà aperto nel prossimo video. Poi, come al solito, il Pokémon Center ci dà dei regalini. Qui ci abbiamo un libricino che ci va a spiegare un po' come si gioca il gioco di carte. Ci fa vedere per l'appunto che eccolo qui, questo è il pacco che apriremo oggi di Charizard. E poi hanno fatto anche il mazzo tematico per trovare Giga Grimmsnarl. Ok, poi abbiamo sempre nello stesso fogliettino per l'appunto ci spiega le varie regole basi del gioco di carte Pokémon collezionabili. E poi cosa ci fa vedere alla fine? Ci fa vedere un po' qui le carte che sono uscite. Vedete, c'è Lapras, c'è Stonjourn, c'è Zachan, ci sono tutti questi qui, li abbiamo già trovati nello scorso video, nel video dell'ultima volta. Questo qui sono i nuovi pacchi che sono usciti, come potete vedere, i pacchi V-Max, c'è Dragapult V-Max, c'è Copperajá, c'è Toxicity, ecco questi qui, e poi ci sono i V-Max degli starter di Galar. E insomma, poi ci fa vedere i vari pack, altri pacchi starter e le varie carte che possiamo trovare dentro. Ok, c'è addirittura come potete vedere, c'è anche Tapu Koko. Ok, questo è quanto. Poi arriviamo a un messaggio molto importante. Ci hanno messo dentro la locandina del nuovo film che uscirà il 10 di luglio qui in Giappone al cinema. Questo è Pokémon Coco, come potete vedere. Ok, questo è il nuovo Pokémon leggendario, misterioso, che ci sarà presente nel film. E io a questo punto vi voglio dire una cosa, colgo l'occasione per dirvi che settimana prossima usciranno i biglietti del film. Acquistando i biglietti del film, preordinando, si può ottenere i codici per ritirare Celebi Shining, come potete vedere qua, perché c'è nel film, e ritirare poi lui, ok, nel gioco, nella versione di Pokémon Spada, Pokémon Scudo. Allora ragazzi, se su questo video superiamo i 30 like e io sono quasi arrivato a 500 iscritti, gli iscritti aumentano di botto, io vi prometto che acquisterò dei biglietti e poi farò un video per regalare i codici per ottenere i due Pokémon eventi che al momento sono previsti soltanto in Giappone, ok, per il momento. Poi magari arriveranno anche in Europa, però insomma, io ve l'ho detto, superiamo i 30 like, aumentiamo gli iscritti e provvederemo a regalare codici giapponesi per ottenerli. Poi altro regalo che ci ha fatto il Pokémon Center, come al solito, qui c'è la bustina con Sobble sopra, ok, e come potete vedere ci ha dato due carte
edizione limitata con Pokémon Card Gym scritto sopra. Ok, adesso ve le faccio vedere bene. Queste carte sono ottenibili soltanto al Pokémon Center, non si possono ottenere in altra maniera. Ci sono carte uguali nei pacchetti, ma con lo stemma che c'è qui si possono ottenere solo se regalate dal Pokémon Center. Ok, allora andiamo avanti nel nostro video e prepariamoci ad aprire il pacco di Charizard. Che cosa ci viene detto? Ci viene mostrato cosa troveremo al suo interno, ovvero che troveremo Charizard V, Charizard V Max, oppure come si dice in giapponese Lizardon, cioè sarà Lizardon. Poi ci sarà un mazzo tematico da 60 Kado, qui c'è scritto, vedete, Kado. Poi c'è c'è il Pokémon Coin, ok. Poi c'è il Pokémon Damage, c'è scritto qui. Poi c'è addirittura il tappetino per giocare. Che carini, che carini. E ovviamente il Pokémon VMAX di Lizardon sarà uno solo. Ok, c'è scritto qua Lizardon VMAX ce n'è uno, invece di Lizardon V ce n'è due. Ok, andiamo a vedere perfettamente, andiamo a scoprire insieme, controlliamo cosa c'è all'interno del pacchetto. Ok, perfetto, dopo un'ora e mezza ce l'ho fatta a togliere lo scotch, ho rovinato un pochettino il pacchettino, vabbè, ma d'altronde era scontato. Allora, andiamo all'apertura. Inoltre vi ricordo, per l'appunto, se superiamo i 30 like e aumentiamo di iscritti, avremo la possibilità di regalare i codici per prendere gli eventi giapponesi del film del film Pokémon Coco. Ok, allora vediamo cosa c'è all'interno del pacchetto. Bene, qui c'è il mazzo, come potete vedere c'è il coin, qui c'è la scatolina con altre cose dentro che adesso noi la si apre piano piano, si va ad esplorare, esplorando il corpo umano, quante cose che apriamo, quanti muscoli e polmoni, che spettacolo, yeah. Yeah. Allora, vediamo qua che cosa c'è. Qui c'è un QR code che con i kanji che ci sono non riesco a capire cosa c'è scritto, perché io leggo hiragana e katakana, ma non ne capisco niente di quello che c'è scritto qua. Poi proverò ad usarlo e magari nel video prossimo, quando apriremo il pacco di Toxic Tree, vi dirò che cos'è. Bene, passiamo avanti, vediamo cosa c'è qui all'interno. Qui mi sembra di vedere che praticamente c'è quello che abbiamo visto nel foglicino prima, che per l'appunto vi fa vedere le regole per giocare a Pokémon e come si fanno le evoluzioni, come si spostano le carte, come si fa a vedere le debolezze e le altre cose del, per l'appunto, per giocare a carte. Qui abbiamo i nostri punti danno, ok, che poi se al Pokémon Center un giorno li comprerò, ve li farò vedere. Ci sono proprio i punti danno che sono fatti in plastica, sono bellissimi da vedere e ve li comprerò un giorno e faremo l'apertura anche di quello. E poi c'è il tappetino che è enorme. Enorme, ma è bello. Adesso lo apro e ve lo faccio vedere in qualche maniera. Ve lo faccio vedere perché praticamente ha vari colori strani. Se riuscite, lo potete vedere. Giga Charizard. Adesso ve lo faccio vedere. Sposto la telecamera in maniera che possiate vederlo. Come potete vedere, c'è a vari colori Giga Charizard. Ok. Perfetto. Bene, quindi abbiamo visto anche il tappetino tanto di carino. Ora andiamo ad esplorare cosa c'è effettivamente
all'interno del mazzo. Del mazzo, ok. Allora, apriamolo. Ok, per fortuna viene via facilmente senza dover troppo ingazzarsi. E questa è la carta di Charizard Giga V-Max. Veramente, veramente carino. C'ha un attacco di 300, un attacco da 100, vita 330 HP, un bel 3 di ritirata e un per 2 a debole all'acqua. Devo dire che è una carta bellissima, bellissima. Charizard è sempre comunque Charizard, ragazzi. Non c'è niente da dire. Charizard è uno dei Pokémon più belli che ci sono, specialmente nel gioco di carte collezionabili di Pokémon. Ebbene, allora, adesso guardiamo il coin con Giga Charizard disegnato sopra, un coin bellissimo, scintillante, come potete vedere anche arcobalenato, veramente molto, 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 molto figo. Mi piace un casino. Un casino, veramente bello, 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 bello. E ora vediamo cosa c'è realmente, le 59 carte presenti all'interno di questo mazzo tematico. Lo andiamo ad aprire, dovremmo trovare da qualche parte, eccola qua, l'etichettina da tirare, olè, olè, olè. Allora, per l'appunto, come già sappiamo perché l'abbiamo letto prima, ci saranno due Charizard V-Max ed eccoli qua, sono i primi due che ci vengono mostrati. Anche Charizard, scusate, V-Max, V, Charizard V, come potete vedere già anche soltanto Charizard V è molto molto figo come è disegnato e ne abbiamo due. Poi c'è uno Zygarde, c'è uno Zygarde, c'è due Zygarde e poi c'è un... questo qui è un Pokémon di ottava generazione che sinceramente non mi ricordo come si chiama, ma è quello che poi si evolverà in Colossal, ok? Che, ed ecco infatti la evoluzione intermedia per prima di arrivare a Colossal, è lui. Anche qui abbiamo debolezza per 2 all'erba, mossa da 30 e mossa da 60. Qui c'è Colossal che ha un'abilità che penso che usata in combo con questo mazzo tematica possa far bene. Ci vogliono un sacco di energie ma fa un danno di 130 e a 160 HP e ce n'è dentro ben 2. Poi c'è un Taurus. C'è un Taurus con un attacco da 60, c'è due Taurus, c'è una Velox Ball, due Velox Ball, poi c'è questo qui che è sarà un aroma qualcosa, sembra quello che si usa anche in Pokémon Go, c'è un Rotomdex, c'è una caramella rara per aumentare la velocità, per poter evolvere i Pokémon subito, quindi farli passare dalla fase 1 alla fase, dalla Pokémon base alla fase 2 senza passare alla fase 1 e quindi a saltare un livello di evoluzione. Qui c'è il Pokégear 3.0, ok, qui per scambiare il Pokémon, queste carte servono per scambiare il Pokémon dalla propria panchina al Pokémon avversario, questo non so cosa fa, non me lo ricordo, ok, questo è buono, questo qui mi ricordo che lo usavo anche nel gioco TCG online, mi ricordo che ha una buona, serve, se può servire, ha una buona funzionalità. Qui c'è Camilla, molto bene, quella che fa pescare, ti fa ripescare le carte, ce n'è ben 3, ce n'è 4. C'è il nuovo personaggio di Pokémon Scudo, eccolo qua, ce n'è 1, 2. Ok, poi c'è un ragazzino, Trainer Card, vestito da Pikachu, tanto carino, ce n'è 1, 2. Poi eccolo qui, c'è Hope, il nostro amico nell'avventura di Pokémon Spada e Pokémon The Scudo. E lui c'è, attenzione, il capo palestra di tipo erba, ce n'è 1, 2,
E poi iniziano le carte energia, che le carte energia fuoco, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E poi ci sono le carte energia di tipo lotta, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ed è finito il mazzo, perché torniamo a vedere che c'è Victini. Victini, che ce n'è ben due. Ok, quindi praticamente Lizardon V è un Pokémon base, come potete vedere. Non ha bisogno di Charmander e non ha bisogno di Charmeleon per arrivare a qua. Però ha bisogno di Charizard V, ha bisogno... cioè Charizard V-Max ha per forza bisogno di Charizard per poter evolvere, ok? Perché non è un Pokémon base la versione V-Max di Charizard, che ve la ripresento, ve la rimostro per bene. Allora, ci siamo, il video di oggi finisce qui. Vi ricordo che nel prossimo video apriremo questo è uno special box che c'è soltanto in Giappone. Vi torno a ricordare che c'è Toxicity, ci sono 7 pacchetti da aprire, c'è il contenitore per mettere dentro, per l'appunto, il coin per giocare e i punti danno. E insomma, ci sarà da divertirsi, perché è una cosa che in Italia non c'è, non arriverà. In più, torno a ricordarvi ancora una volta che se riusciamo ad arrivare a superare i 30 like, aumentare di iscritti, e quindi mettete like a questo video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati su tutto quello che succederà sul canale, per l'appunto vi farò vedere altri contenuti dal Giappone. Ovviamente continueremo con i video di spacchettamenti, ma in più soprattutto regaleremo, vi faccio rivedere locandina del film Pokémon Coco, che uscirà il 10 luglio nelle sale giapponesi, e praticamente vengono regalati i codici per ottenere Celebi Shining e il Pokémon leggendario nuovo che si vedrà, per l'appunto, nel film. Se volete ottenere i codici per questi due Pokémon da usare su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, vi ricordo, mettete più like possibile a questo video ed iscrivetevi al canale. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Come sempre, se il video vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, state zitti. Mr. Pokenjoy vi saluta. A presto e ciao ciao.